Telefonico, questa volta vado a prendere l'inserzione di Rocco, quel tizio che avevo trovato e avevo fatto anche un video in cui facevo vedere le inserzioni più assurde trovate in rete, scritte dalla gente. E c'era sto Rocco che scriveva: mi chiamo Rocco, O con la O, 25 anni, sono single, non ho mai avuto una donna in vita mia, molto bene. Ho trovato il tuo annuncio su internet. Ma come hai trovato il tuo annuncio? Lo stai mettendo tu? Mi piacerebbe conoscerti. Comunque, se vuoi, ci conosciamo su WAP, il famosissimo WAP. Mi chiamo Rocco ed è siciliano. E cominciamo molto bene. Sta andando, ok. Verde. Pronto, Rocco? Ciao, ho letto il tuo annuncio su... Non mi ricordo il sito, avevi scritto che hai 25 anni e sei single. Ecco. Hai scritto che non hai avuto una donna in vita tua e che hai trovato l'annuncio su internet, insomma sei tu e ci volevi che ci conoscessimo su WAP. Scusa, non ho capito, scusa, Sto leggendo il tuo annuncio per capire se sei tu quel ragazzo. Sei Rocco Grande. Come mai non hai mai avuto una ragazza? Sei comunque un bel manzo, cioè fatelo dire. sì, ma diciamo che sono un ragazzino. Cosa Diciamo che sei? non sono socievole con gli amici. Ah, sei Cioè, antipatico. se tu vai, ti posso dare tu, scusa che ti Sì, prendo. ovvio. Allora, se tu vai nel mio profilo Facebook, giusto? Sì? E di Rocco, tu trovi tante foto, ma sono foto vecchie. Ah, Sono foto ma quindi vecchie. adesso sei diverso, perché a me piace come sei in foto, cioè, sei così. Ma, grazie. Ma sei così, quindi. Dai che sei un po' più bruttarello, hai messo la foto migliore, non fare il furbo, eh? Rocco? Pronto, non ti sentivo più. L'articolare, capito? Ah, Prima ecco, non ti si sentiva più. no, solo che mi ha cacciato l'articolare di Nivere, capito? E non so se funziona o non funziona. No, solo che mi ha cacciato l'articolare di Nivere, capito? E non so se funziona o non funziona, capito? Ah, beh, chiaro, se la metti così. Senti un No, po'. solo che... Sì, basta, basta. Dimmi un po' come sei. Parte di viso che comunque sei molto carino, però di fisico come sei? È difficile come mi vedi nella foto. Mi No. sembra che io ho messo una foto con il giubbotto nero che si vede tutto intero la foto. Me la vado a vedere subito. E senti un po', come carattere come sei? Hai detto che sei antipatico, quello l'hai detto prima, però per il resto. Antipatico, ma Hai detto che quale sei. antipatico? Tu hai detto che sei antipatico con gli amici. No, non ho detto che sono antipatico, ho detto mi sono allontanato dagli amici, Ah, ho non ho capito. detto che sono antipatico. Scusa, ho sentito male. Raccontati un po', dai. Beh, diciamo che sono single, non ho mai avuto una ragazza perché sono timido, capito? Ah, perché sei ti. Ok, però ne hai avute di proposte, sicuramente. No, a volte voglio dire. Ah. Allora, diciamo che io sono iscritto a un'agenzia matrimoniale di Catania, giusto? Ah, ho capito. Di Catania e diciamo che una volta al mese me ne vado a Catania, questa cosa che me ne vado dall'agenzia me ne vado a prostituta, voglio dire una Non ragazza ce l'hai come una posso minchia? sapere. Non ho capito, non ce l'hai una minchia? Ho capito, non ce l'ho una minchia, forse potrebbe essere quello il problema. Ah, No, ma solo che non voglio parlare in volgare, capito? Io voglio dire la verità, io ho sono iscritto capito. all'agenzia Però vai a e prostitute. Sei un vero uomo alfa, grande, grande, stimissimo. E senti un po'. tutte le abbiamo le relazioni, scusa, Giusto, io giusto, mi posso giusto. permettere quello, non avendo una ragazza che devo fare, scusa, Giusto, che devo mettere a giusto. piangere, No, infatti. No, ma. almeno una volta al mese cerco Sì, di infatti. Ho sfogarmi. capito. Ma scusa, ma di dove sei tu? Io sono del nord, ma sono disposta a trasferirmi se dovessimo piacerci. Io mi trasferisco, te lo dico, mi faccio problemi. E il problema è che io non riesco a trovare un uomo, sai perché? Ci sei? No, ho capito, vuoi trovare un uomo? Io dico, voglio trovare un uomo, però non lo riesco a trovare, vuoi sapere il perché? Non lo so. Perché sono coprofaga. Coprofaga. Sei? E che significa?
scusa, il mio vocabolario non c'è. C'è che mi nutro di escrementi, però solo in alcuni momenti, cioè non sempre. Ah, ho capito. E tu sei stata fidanzata, non Ma so. dico, questa cosa non ti crea problemi a te, che comunque sei una persona intelligente, vero? No, io sinceramente non sto capendo niente di quello che stai Dico, dicendo. a te crea problemi se ci mettiamo insieme e poi io a tavola mi mangio un tozzo di escremento? Cioè, ti mangi un panino con me per uscire insieme? Però magari io non lo prendo col kebab, lo prendo con gli escrementi, capito? Ah, per me è lo stesso, non è quello. Oh, guarda, ti stavo cercando da anni, veramente, sei un ragazzo d'oro, assolutamente. E il problema, sai cos'è anche? Che io, che tu che lavoro fai, per esempio? Un trovato, sono disoccupato. Ti disoccupavo, ma comunque, cioè, io non avrei problemi a mantenere anche te perché io ho un'attività che sta andando bene e vendo intimo usato. Cosa avete? Intimo usato, cioè tipo mi metto le mutande 2 o 3 giorni, anche un mese se lo richiede il cliente, ci svirgolo dentro e faccio gli umori, quello insomma, che chiedono e poi le vendo. E se tu vorresti darmi una mano sarebbe perfetto, cioè. Ci mettiamo in società, tu magari me le sbrati un po' di più, perché sicuramente tu sei più portato, e boh, potremmo vivere felici, cosa ne pensi? Eh Essendo che ti piace fare questo lavoro. sì, poi le vendo anche da uomo, cioè tu come sei messo a sbrattate, cioè nel senso, se uno che le mutande se le cambia tutti i giorni? Accetto, ogni anno lavoro. No. 14 giorni. Ma per amore saresti 14 disposto a tenerle un mese? Per lavoro e per soldi. giorni. Le mutande. No, ma io sinceramente tutti i giorni me ne Ma cambio. sai, il cliente le vuole con un po' di crostine, capito? Cioè, non è che le puoi vendere lì. No. No, tranquillo. No, niente. E se te ne vendessi un mio paio giusto per conoscersi un po' meglio? Ti mando la foto con le mutande, poi te le invio. Va bene, per me è lo Bene. stesso. Come le preferisci? Cioè, allora, una col mestro. Una con gli umori, una con un 2 o 3 peletti appiccicati. No, non so neanche se sono i miei, però vabbè. Quale preferisci? Gratis, per te. Cioè, ovviamente perché sei comunque un bel manzo. Ah, fai tu, non lo so. Dai, Cosa dai, vuoi? non fare il timido. Scegli. Guarda, io veramente te le mando gratis. Neanche le spese di consegna. Poi tu mi dici se ti piace. E insomma, ti vengo a trovare volentierissimo. Non lo so, fai come vuoi tu, io non Maestro? scelgo. Vado di maestro. Guarda che secco, te lo dico. Cioè, per recuperarlo devi metterlo un po' in ammollo. Poi vai col cucchiaino, gratti Ah, e. Capito? ho Poi comunque ti do le istruzioni, cioè non è un problema. Ti va? Lo fai un video mentre le cugni la mutanda? Per me? Se te la mando? scusa, non ho capito. Chiedevo se ti mando un mio slip usato, tu poi te lo fai un video mentre le cugni la mutanda? È perché mi piace, come perché? Io Dai, sinceramente non lo so. dai Rocco, dai, c'è un nome che è tutto un programma, non puoi cadermi su ste cose, eh. È che ti chiami Don Ma Lurio, ti scusa, chiami ma ti Rocco. posso dire una cosa? Ma tu stai scherzando, stai dicendo la verità. No, ecco, vedi, tutte così fate, cioè, io non ho ognuno i suoi gusti, dai, Rocco, cioè, tu hai prostitute, io le mie, no? Non mi prendere in giro, però. Comunque, io non ti conosco, giustamente tu mi hai telefonato con il numero privato. Esatto, sì, perché ho detto, metti che non è lui, mi sembrava troppo strano fossi tu, perché ho detto, figurati, sei un bel ragazzo così, ancora single, cioè, non ci credevo minimamente, e invece sei davvero tu. Sono io. Ah, meno male, meno male. Perché a Comunque, volte fa che scherzi. A cosa? volte fa scherzi. Ho detto, figurati se è lui. Io non chiamo col mio numero. Però ora che so che sei tu, sono più tranquilla. E No, ma sono io, ma chi stai scherzando? Io giustamente quando metto l'annuncio normalmente la mia foto metto, non metto le foto degli altri. Bravo, bravo. Invece non si capisce che è la mia foto, no? No, ti giuro, questo l'ha preso da un catalogo di modelli, cioè il classico che vuol fare il figo per farsi chiamare. E
E meno male, vabbè, dai, sono contenta. E senti un po', magari poi ci aggiungiamo su Facebook e ti mando un po' di foto. Hai presente Elisabetta Canalis? Concentra un cazzo. E poi ti mando la foto comunque. No, che scende, se tu mi devi mandare dove la foto. Beh, Perché se... chiaro, scusa perché... Perché se mi devi mandare foto degli altri, di No, qualche altro, no, poi io non sono non proprio... accetto la richiesta. Bravo, non sono proprio il tipo. Però io volevo sapere, appunto, la coprofagia mi hai detto che non c'è problema, tu ti prendi il panino col kebab e io con l'escremento. Ma per le mutande allora te lo posso inviare, cosa dici? Non c'è bisogno, voglio che parliamo, è in un luogo ci conosciamo. Ma eventualmente se ci troviamo bene me lo esci. Com'è Che cosa? che cosa? Non ho capito, scusa. Se ci troviamo bene, me lo esci su Facebook? Cioè, sono scritto Facebook, cos'è? Sì, so che c'è scritto a pezza bocca, però volevo sapere se devi chiamare più a betto A e B, se l'hai capita. Ma io sinceramente già non ho avuto niente di quello che dici. Non so cosa dirti. No, è che comunque a volte mi capita di vedere persone che dicono: "Ah no, io su Facebook mi intacchi." E io ho detto: "Beh, allora scusami, se la metti così, io non ti aggiungo su Facebook." Giusto o no? Su sta cosa ci tengo, giusto Sì, ho o no? capito. Oh, guarda, sei fantastico. Sì, ho capito. Adorabile, guarda. Ma senti un po', a te sei peloso? Sei peloso? Il bromoroso? Sei peloso, peli. Bello. Ah, sì, ce l'hai. Grande. Non hai difetti, com'è possibile? Stai andando alla grande, sei veramente perfetto. Vuoi chiedermi qualcosa per vedere se ci troviamo, so. Ah, se mi vuoi parlare un po' di te, c'hai fratelli, se vivi in famiglia, di dove sei Sì, ora, boh. io sono fedele. E tu vivi in famiglia? Anch'io, Io vivo con mia mamma e anch'io. diciamo i miei genitori sono divorziati da, non mi ricordo, 12-13 anni, una cosa del Ho genere. capito. E la tua cameretta com'è, bella? Ma si può tagliare. Dai, anche la mia è carina. C'ho proprio un armadio dedicato proprio ai sex toys che, guarda, lo devi vedere, è stupendo. Non Sai sapevo. cosa sono, no? Sì, ho E capito. cosa sono? Niente, quello che mi sei detto tu. Tu fai il furbetto, non me lo sai, eh? Non me lo sai, mannaggia. Senti un po', che segno sei? Io Capricorno. Mi cade sul Capricorno. Porca miseria. C'è mia amica me. Ma io dico la verità, non è detto che sono un capricorno e devo fare le corna, capricorno è il segno. Lo Ah, sapete? non l'avevo capito. Io sono capricorno di segno, Ma giusto? tu sei Ma fedele, tu non lo vero? sai se io sono un ragazzo serio Sei un o no? ragazzo Io serio? sono un ragazzo serio, ma se tu Bello pensi della che zia. parli sopra di me, io non lo so, ma Bello. io sto cercando una ragazza che si chiama per sempre. Guarda, io mi metterei lo strapon e te lo butterei, ti giuro, guarda, mi piace tantissimo. Ma scusa, ma non ho capito, ma di dove sei tu del nord, eh? Di Milano. Ah, Milano, ci sono stato a Milano. Piace? Bello, mi Bella. piace Milano. Te dov'è che sei più? Bello, Beh, io sono di Cielo, provincia di Caltanissetta, Sicilia. bello. Dai, Ci allora. sono mai, eh? Sì, ci sono stata un sacco di volte in vacanza da quelle parti Ma voglio dire in Sicilia lì. o Sì, dovete pensare dove sono io? vicino a un paesello vicino da te, però non mi ricordo perché ero piccolina, ma guarda, è stato bellissimo. È lì che ho preso il mio primo sex toy e guarda, stupendo, veramente bellissimo. Era un dildo bicapocchiale, cioè, guarda, lo uso ancora adesso. Sai cos'è il dildo bicapocchiale? Ma un'altra cosa da sapere, ma tu sei una tipa che ti piace viaggiare, non so, sei andata a Londra, a Francia, non so, A sai Londra, parlare lingue. sì, perché? No, così, voglio dire, se sei una tipa che viaggi. Vuoi viaggiare con me? Che cosa?
Vuoi fare un viaggio insieme? Ma guarda, ma te l'ho detto, poi io ti ho visitato delle mutande, va bene. È che a me piacerebbe visitare Sprintacchi, non so se conosci. No. È bellissima, bellissima, ma peccato. Io sono stato 2 anni fa in Brasile, ancora si tengo il vecchio biglietto su Ah, Galissè. sì, quante volte te l'avranno buttato convinti di essere femmine? E poi ti hanno fatto la Che sorpresa. cosa? Dico, ti hanno detto che si chiamava Maria e poi te l'hanno buttato. Non ho capito. Non hai capito, sì. Ogni tanto perdi il segnale. No, il problema è che non ti capisco bene. Ah, ecco, cioè, magari potevi anche salvarti, invece proprio hai detto che non capisci in casa. Molto bene. E, guarda, io non so cosa dirti, sei eccezionale, assolutamente. E invece, Ciolla, come sei messo a Ciolla? Come sono messo? A posto. Cioè? Ce l'hai e quello è, insomma, no? Non è che sei proprio. Diciamo che ce l'hai e insomma, non è che te ne vanti i 420, giusto? No, sì, le mangi, ma lo uso ogni tanto che mi serve. Di riserva? Perché solitamente che cosa usi? Ah, non ho capito, scusa. Ma cioè capisci un cazzo, Rocco? Ma sei da solo o con qualche amica che ti piace scherzare, scusa? Sono da sola, sto ridendo con te, mi fai ridere, non posso ridere. Secondo me tu sei in compagnia di qualcuno. Senti qualcuno? E non sento nessuno, a me mi sembra una cosa strana che tu mi stai dicendo queste cose. Ma io sono così, cioè, al nord siamo così, voi al sud siete diversi, noi al nord siamo più spigliati, capito? Ah, no, perché qua già ho conosciuto una ragazza di Milano. So il nome, ma non mi ricordo il cognome. Come si L'ho chiamava? Come conosciuta. Ah? si chiamava? È Danica, però il cognome non mi ricordo. Io mi chiamo Vulviana comunque. Come ti chiami? Vulviana. Volviana? Sì. Cosa? Guarito come un Eh nome, sì, guarda, eh. molti così. Sì, mia mamma Volvi, cosa fai? niente, niente, mia mamma. Niente, ma mia mamma. Mi raccomando, eh. Sì, tranquillo, tranquillo. Palle che la guarda. Poi chiedi sempre le ricariche. Ma ne Sei sempre è lì un con le mio cuffie amico! in chat. È vero che sei mio amico? È mio amico, ma! Cioè, mi devi mollare! Uff, ma pure al sud, non fa un cazzo così, mamma mia. Parla bene, Sì, ma! Vabbè, comunque ti dicevo, io sono disposta a spostarmi, basta che mi levo da sta qua, ma questa già chi è non puoi. sto qua? È un mio amico! Come si chiama? Rocco! Te la via, non la sopporto Ma più. cosa vuoi? Tipatica, hai visto che mia madre è antipatica che è? Mamma mia! Tua madre rompe così! Mamma selvaggia, mamma le sciogna. No, perché mia madre vuole che mi trovi il ragazzo pieno di soldi, quindi se casomai magari. Ma se parlo siciliano mi capisce? Prova! No, cioè, sto parlando siciliano, mi capisci qualche cosa, no? Sì, io capisco, però io parlo italiano e tu non capisci, quello è il problema. Infatti chi sono, non capisce niente io. Non devi chiamare più Abetto, perché la conosci Maria di Trapani. Maria di Trapani? Ah no, ho visto il video, mamma. Grande, non devi chiamare più Abetto, perché ti levo gli occhi. Piace il video, dal modo come l'hanno È intervistata. forte, sì. Come si dice il video? Lei dice che cerca un tipo travaghino. Ah, no, ci sono stata a Trapani, bella. Bello, bello. Va bene. Com'è? Scusa, Eh? e si è parlato. No, no, vai, vai, dimmi. No, voglio dire che paese ti sei girato qui dalla Sicilia? Catania, Palermo, non Non so. me lo ricordo, ero vicino a Catania comunque, te l'ho detto, ero piccola. Però bella, Ah, Catania. E sì. allora io a Catania ci vado una volta al mese a Catania. Pensa a te, Tanto di guarda. questa.
magari ci siamo incrociati. Sì, incrociati. È il destino. Il destino. Solo che una volta al mese vado di questa agenzia per conoscere diverse donne. Ma ti dai da fare, birba birba vecchio maialone, eh? Altro che single, ti dai da fare, eh? Ma che cosa ti fai? Scusa. Ma dai, che ora ci sposiamo io e te. E quando? Appena arrivo, guarda, si fa tutto. Strap-on, te lo butto e poi, insomma, ti vendo le mutande e ci sposiamo, cioè le basi. Panino all'escremento e tac. Sì, ma scusa, ma non credo che lunedì ci sposiamo e martedì vuoi di voce. Ma figuriamoci, ma dove lo trovo uno come te? Sì, che sei simpatica. Anche tu. Dai, allora ti aggiungo su Facebook, va bene? Ah, va bene, per me fa lo stesso. Comunque, se mi vuoi... Per te fa lo stesso? Cioè, ci sposiamo e non ti aggiungo su Facebook? Sì, ma però mi devi mandare la tua foto. È chiaro, qua ti mando la foto di Nilla Pizzi, è chiaro. Cioè, matematico. Sì, ma come faccio a sapere se quella è la tua foto o no? E io come faccio a sapere che quello sei tu? Una bella domanda. C'ho ragione. Ma scusa, ma è normale che quelle sono le mie foto? E perché dovrebbero? Ma sì, giustamente sono io, giustamente. E io giustamente. Che sono single, io ti ho messo le foto. E io giustamente sono io. Perché devi dubitare? Non sto dubitando, ma solo che tu mi stai telefonando per il numero privato. Ma te l'ho detto. Te l'ho detto. Mi stai dicendo cose che non mi piacciono, non lo so. No, guarda, ti mando la foto, poi tu mi dici, guarda, secondo me non sei tu, secondo me sei tu e basta, cioè non è che ci sposiamo domani, magari dopodomani. Facciamo una cosa, mentre parliamo, accendi WhatsApp e mi mandi la foto, almeno in quel momento mando la tua foto. No, ora appena butto giù vado sul computer e ti invio la richiesta, ok? Ah, ok. Va bene, così. Io ce l'ho tu e il mio profilo. Capito? Cosa? Però, non voglio dire profilo di Facebook, io ne ho due. E quale sei dei due? Rocco. Ok, va bene, allora ti cerco, ti mando la richiesta e parliamo un po', poi me lo esci perché me lo devi uscire a minimo. E poi, insomma, vediamo un po' com'è. La minchia, intendo. Va bene, guarda, già mi sei simpatico TVB e ricordati sempre di Fnini, ok? Soca! Minchia, mezz'ora. Soca! Cosa?